Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Io sono Chiara. Oggi vi voglio parlare dei preferiti dell'ultimo periodo. Sarebbero i preferiti di luglio, però in realtà sono proprio prodotti che sto utilizzando, scoprendo, riscoprendo negli ultimi due mesi, nei mesi di caldo, di afo, della pianura padana. Ma vado alle ciance, vi faccio vedere subito i miei preferiti dell'ultimo periodo. Allora, prima di tutto, estate per me è colore, estate significa piedi liberi, quindi al di fuori delle ore di allenamento dove sono costretti in calzini e scarpe da ginnastica, sono i miei piedini vengono sfoggiati in tanti sandaletti, per me significa colore sulle unghie. Sulle mani, come vedete, io raramente utilizzo lo smalto, ma perché ho spesso le mani in acqua, utilizzo detersivi, eccetera, quindi mi dura il tempo di un starnuto lo smalto, mentre sui piedi mi durano anche più di una settimana. Sto parlando degli smaltini Fabi, ho due mini size. Allora, questa qua, che è Tapis des Fleurs, appartiene alla vecchia collezione primavera-estate 2016 ed è un bellissimo ciliegia, molto caldo, avvolgente, estivo, che su un piede sicuramente abbronzato fa una figura meravigliosa, ma anche su un piede bianchetto come il mio fa la sua bella figura. E l'altro invece si chiama Lobster Salad, quindi insalata d'aragosta, e appartiene alla collezione primavera-estate 2017, che è stata ideata proprio dalla madre di Fabi, che è Fabiana, ed è un bel arancio pastello molto caldo che esalta bene, secondo me, qualsiasi tipo, ma tutte e due, qualsiasi tipologia di carnagione. Sono bellissimi e per me significano estate. Se li trovate in vendita, prendeteli, acquistateli, anche perché sono degli smalti che con una sola passata il colore è pieno, intenso e si asciugano anche abbastanza velocemente. Con un buon top coat e base coat, lo smalto vi dura veramente tanti giorni. Un'altra cosa che sto utilizzando Beauty, questa però nelle ultime settimane, è un eau de toilette, un eau de parfum di Delarom, ed è orangia bellissima. È praticamente un profumo agrumato, fiorito e agrumato, proprio studiato per l'estate, per dare freschezza, per dare quella sensazione di camminiamo in mezzo a un agrumeto, che a me appunto ricorda l'estate. Tutti i prodotti che vi faccio vedere, a parte uno, mi ricordano molto i principi base dell'estate: il colore, la ricerca della freschezza, dei profumi freschi, leggeri, piacevoli in questo periodo. E questo è buono. Quando ho bisogno di un eau de toilette invece che di un'acqua profumata, magari alla sera, ecco, punto su questo qui di Delarom. Poi sto quasi convertendo l'uomo di casa al bio per quanto riguarda i bagnoschiuma, e vi parlo dello shampoo doccia agrumato, idratante e addolgente di BioEarth. Questo è un flacone da 500 ml con un POV di 12 mesi dall'apertura. Questo mi è stato gentilmente omaggiato da Francesca di Naturalmente Bella, che è la bioprofumeria fisica di Morvegno, anche shop online, per cui noi wellnessine e wellnessini abbiamo uno sconto, e giù nell'info box ve lo lascio, vi lascio il codice sconto. Premessa, io non guadagno nulla dai vostri ordini, siete voi che usufruite di uno sconto come io, perché posso utilizzarlo anch'io per prendere dei prodotti meravigliosi come questo. Promossissimo da me, dall'uomo di casa, fresco, delicato, fa una buona schiuma, lascia la pelle idratata ed è veramente piacevole all'olfatto. Quindi ottimo, io non l'ho usato come shampoo perché preferisco utilizzare dei prodotti specifici. Lui l'ho utilizzato come shampoo e l'ha promosso perché lascia la cute bella e fresca. Quindi promosso il shampoo doccia della BioEarth. Poi, cosa che non è molto d'estate, per noi donne ho scoperto i dischetti di make-up, cioè di maquillage, di Cotton Plus. Sono dei prodotti naturali, sono dei dischetti imbevuti di latte e detergente, uno è all'olio di argan, l'altro è all'aloe vera. Io amo molto questo qui dell'aloe vera in questo periodo, bastano pochissime goccine di acqua sul dischetto per essere attivato, dopodiché, cioè non dovete né strofinarlo né niente, 2-3 goccine sulla parte rigata, dopodiché lo passate e vi struccate completamente.
Ovviamente i trucchi un pochino più elaborati sugli occhi occorre un secondo dischetto. L'azienda dice non possiamo dirvi se funziona sui prodotti waterproof, perché essendo un prodotto naturale potrebbe fare un pochino di resistenza su quella tipologia di prodotti, però provare non nuoce. Io in questo momento non l'ho ancora provato, però sui trucchi un pochino più strong di labbra e occhi vi posso dire che funzionano perfettamente, lasciano la pelle realmente pulita in poche mosse. Ci sono sia nella confezione maxi, quindi dischetti grandi, che nei dischetti classici rotondi, quelli piccolini. La cosa bella è che sono pratici, perché se io devo andare via mi prendo tot dischetti di cotone da mettermi in borsetta, occupano poco spazio, ho dischetti da detergente 1, 2 in 1, sono secondo me praticissimi e comodissimi. Io ve li consiglio, sono sincera. Sono delicati, funzionano, pratici, why not? Poi la cosa che a me piace tantissimo, mi rispecchia perché in realtà me la porto dietro a 365 giorni l'anno, ma adesso ce l'ho in versione estiva, ed è la mia versione per i tè. Questa è la Twinings of London, ed è una collection. Amo tantissimo in particolar modo il tè alla pesca, che non è tanto da me, ma questo lo adoro, e il tè orange e Simon tea, quindi arancia e cannella, che io preparo nella boule, dopodiché la faccio raffreddare, la faccio intiepidire e la travaso qui, nella mia borracciona di Frozen. La metto in frigo, dopodiché me la porto in giro, perché ovviamente trattiene il fresco o il calore, in base a quello che volete. Quindi io continuo a darmi tè tisane in questo modo. Mamma mia. Cioè io senza tè tisane non vivo, lo sapete. O se siete nuove adesso lo sapete. Cioè, Chiara non è Chiara se non bevete tisane per 365 giorni l'anno. Questi sono i miei preferiti dell'ultimo periodo. 5 prodottini, ma sono quelli che per me rispecchiano appunto quest'estate. Voi avete dei prodotti preferiti dell'ultimo periodo o un qualcosa che preferite in quest'ultimo periodo e me ne volete parlare? Sarei molto curiosa di leggere i vostri commenti giù, potete scrivere. Vi invito a lasciare anche un pollicino in su se vi è piaciuto il video. E vi volevo dire che questo è un video in collaborazione con un giovane gruppo, un gruppo nato recentemente, si chiama Passion Makeup, gestito da due ragazze. Giù nell'info box, se aprite la tendina, troverete tutti i link degli altri video delle ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione. Perché alla fine, ricordiamoci che YouTube è una community e in teoria le collaborazioni fanno parte della community, perché è bello poterci scambiare informazioni, commenti, riflessioni, novità fra noi tutti, senza particolari, diciamo, sotterfugi, diciamo così. A buon intenditor, bando alle ciance, cosa aspettate? Lasciatemi un commentino, un pollicino in su, io vi mando un mega bacio e ci vediamo presto in un nuovo video.